Tele due roti e notte, e mi è tornata in mente improvvisamente, non so come, una storia di molti anni fa. Frequentavo la redazione di un glorioso quotidiano, L'Ora di Palermo. E a un certo punto un lettore si presentò portando dentro una busta una patata abbastanza voluminosa, che era cresciuta a forma di cazzo. Avrebbe voluto che il giornale pubblicasse quella foto. Ricordo questa patata a foggia di cazzo nel cassetto di uno degli uscieri del giornale, Saro Mineo. La patata fu portata al direttore Nicola Gattedre, che vide e decretò che non era davvero il caso di pubblicarla, come scherzo bizzarro della natura. Ora mi viene in mente che Brecht, nel suo ABC della guerra, pubblicato da Einaudi negli anni 70, una sorta di libro fatto con i ritagli dei giornali, pubblicava la foto di una carota a forma di gambe di donna cresciuta con quella, diciamo pure, fisionomia. Ecco, comunque queste due storie sono in qualche modo simmetriche. La patata rimase nel cassetto. Ogni tanto Saro Mineo la tirava fuori, la mostrava sorridendo. Sul giornale non vide mai la luce quell'immagine della patata a forma di cazzo. Basta. Una storia meravigliosa, credo risalga al 1980. La storia della patata a forma di cazzo che non diventò mai una vedetta sulle pagine di quello che è stato forse il più leggendario giornale di sinistra che l'Italia abbia mai avuto, il Sud, la Sicilia, Palermo. Fulvio Abate, Tele2 Roti.